Il nuovo anno accademico 2023-2024 dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara si è aperto sotto l'egida di Anna Maria Bernini, ministra per l'Università e la Ricerca. La cerimonia inaugurale, che si è svolta nell'auditorium del Rettorato di Chieti alla presenza di autorità civili e religiose e direttori di altre università, si è aperta con l'esibizione del coro Uda in canto diretto dal maestro Cristian Starinieri, seguita dall'intervento del magnifico rettore Liborio Stuppia alla sua prima inaugurazione accademica dopo l'insediamento dello scorso 7 giugno. E questo è il momento poi più importante, perché la promozione dell'anno accademico è il momento in cui un rettore traccia le linee programmatiche del suo mandato, quindi in particolare proprio il primo anno, la prima prolusione, sono dei momenti molto importanti. Il ministro Bernini è la seconda volta che viene nel giro di pochi mesi, quindi non è un caso, chiaramente è il segno che in qualche modo apprezza che noi ci stiamo muovendo molto sulla stessa linea del Ministero, cioè di intervenire il più possibile per il diritto allo studio. Noi abbiamo stanziato 1,5 milioni di euro per le borse di studio dei ragazzi e credo che ci sia un apprezzamento per questa nostra attenzione al diritto allo studio. Che anno accademico sarà? Ma sarà un anno accademico importante, perché noi abbiamo messo in opera tutta una serie di modifiche ad alcuni corsi di laurea, soprattutto in medicina, quindi dovrebbe essere un anno di grandi cambiamenti, e poi anche per la vita nel campus sarà l'anno in cui da maggio ogni venerdì sera ci saranno delle iniziative per gli studenti, quindi apriremo il campus di Chieti, poi anche quello di Pescara, alle iniziative sociali e culturali dei ragazzi. Quindi c'è tutto un programma per cercare di attrarre il più possibile i ragazzi e evitare che quelli della magistrale se ne vadano, che è il nostro grande problema. In triennale gli studenti investono molto su D'Annunzio, in magistrale se ne vanno perché sono convinti che al nord d'Italia la possibilità occupazionale sia maggiore. Dobbiamo dimostrargli che esiste una rete imprenditoriale abruzzese che è in grado di accoglierli e quindi non farli scappare via. Come si rende attrattiva un'università? Beh, in molti modi. Intanto, secondo me, sulla qualità. Bisogna creare un brand, bisogna che si sappia che iscriversi in un'università permette poi di avere dei titoli qualificati, e poi si rende attrattiva con la vita universitaria. Adesso da questo punto di vista il campus di Chieti è avvantaggiato, su Pescara faremo delle cose molto velocemente per renderlo anch'esso più agevole, quindi una delle cose più importanti è che la vita quotidiana sia bella, però poi ci vuole anche la qualità dello studio, perché altrimenti è inutile. Abbiamo messo i distributori dell'acqua, abbiamo pagato le borse di studio, abbiamo cambiato dei corsi di studio, adesso vorrebbero, e lo faremo, il fatto che tecnicamente non è facilissimo, avere un medico per il campus, per gli studenti che vengono da fuori, che quindi non hanno il curare. Lo faremo, non è semplicissimo, perché bisogna trovare degli spazi che siano autorizzati dal punto di vista sanitario, non possiamo mettere un medico in un'aula, ma faremo anche quello, piano piano faremo anche quello. Non ci sono grandissimi problemi, secondo me c'è un po' questa percezione che non ha capito ancora la D'Annunzio che ruolo di primo piano può avere nello scenario dell'università del centro, perché nei prossimi anni ci sarà una grossa crisi di molti atenei e noi dovremmo essere pronti a raccogliere tutti gli studenti dei corsi di studi che in altri atenei magari chiuderanno. Quindi dobbiamo pensare in grande, dobbiamo assolutamente pensare in grande, dobbiamo diventare un polo importante per l'Adriatico e ragionare sul fatto che l'Italia ormai non si vede più soltanto in nord-sud ma anche in est-ovest. Noi dobbiamo svilupparci assolutamente su tutta la costa est. Dobbiamo diventare internazionali, dobbiamo aprire dei corsi di studio in inglese, e dobbiamo svecchiare dei corsi di studio, dobbiamo vedere quali sono le proposte che il territorio ci richiede, quindi dobbiamo veramente cambiare tantissime cose, ma soprattutto una dimensione più internazionale è la sfida più importante che io mi sono dato. I corsi online, noi abbiamo una telematica, bisogna ricordare che non possono essere erogate più del 10% delle ore di un corso online, oppure ci sono proprio i corsi in telematica, quindi nella Da Vinci ne abbiamo due, li porteremo avanti, ma soprattutto secondo noi la grande sfida è portare avanti i master e i corsi di formazione online, che saranno una cosa estremamente virtuosa, perché gli studenti si potranno iscrivere da casa e frequentare senza spese di movimento eccetera, e secondo me quella sarà una sfida importante per il futuro. A che punto è il progetto della Stella Maris, che sarà un punto di riferimento per l'università? Per iniziare i lavori, perché noi tra l'altro abbiamo intercettato anche un finanziamento regionale e quindi l'apparente ritardo è dovuto a questo, che abbiamo dovuto fare tutte le carte per vedere di intercettare un finanziamento, ma a brevissimo incominceranno e confermo che dentro ci sarà
un museo virtuale, ci saranno delle stanze di esibizione di intelligenze artificiali e sarà una bella struttura molto aperta al territorio e alla popolazione. Dopo il discorso del rettore Liborio Stuppia sul tema dell'università aperta e dei suoi orizzonti, la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 è andata avanti con la prolusione del professor Pierluigi Sacco, ordinario di politica economica. Il saluto di Annarita Tomei, rappresentante del personale, e quello di Francesco Colangelo, rappresentante degli studenti. A chiusura della cerimonia, l'intervento del ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Ho letto dei test di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, lei ha detto non ci sto. No, non ci sto, credo che debbano essere superati. Se parla dei talk, credo che prima di tutto debbano diventare aperti e pubblici, quindi che ci debba essere una banca dati in cui pescare, che faccia venire meno tutto quel mercato, ammesso che ci sia di gestione oscura delle domande e dei test, che invece devono essere messi a disposizione da subito degli studenti. Devono sapere cosa studiare, dove studiare e quali sono le caratteristiche del test. Lei ha accennato a corsi preparatori. Certo, ci saranno corsi preparatori, ovviamente non a carico degli studenti, e questo rientra nel secondo passaggio di apertura sostenibile dell'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia. Dico sostenibile perché il numero chiuso com'era non esiste già più, nel senso che noi abbiamo già aumentato i numeri, più di 3.000 quest'anno, 30.000 nei prossimi 6 anni. Deve essere tutto compatibile con il fabbisogno dei medici e naturalmente con la qualità dell'offerta formativa, col fatto di non sacrificare gli studenti facendo una sorta di selezione naturale, buttandoli allo sbaraglio. Un feeling particolare con questa università? Sì, fortissimo, devo dire molto forte. Ci siamo incontrati a Pescara, ci siamo dati un appuntamento, cioè con l'Abruzzo in genere, in particolare con Chieti Pescara avevo preso un impegno, con gioia, l'ho mantenuto e devo dire che c'è un bel collegamento tra l'altro tra l'università, la ricerca e l'alta formazione artistica musicale coreutica, cioè le tre anime che rappresento, che rappresenta il Ministero che io sono qui a testimoniare. E come si fa a emozionare gli studenti come ha suggerito ieri il Presidente Mattarella? Allora, lo ha suggerito lo studente in realtà e ha detto una cosa bellissima, ha detto voi siete i nostri fari, i nostri riferimenti, noi non siamo disattenti, noi a volte siamo un po' smarriti, dovete aiutarci a ritrovarci facendoci sentire la vostra passione ed emozionandoci. Ma chi meglio della Gabriele D'Annunzio? Cioè Gabriele D'Annunzio dice passione in tutto, quindi voi siete perfettamente in linea, no? Con questa idea dell'emozione, della passione, in tutto. Quando si dice investire in istruzione, in università e in formazione si intende anche grandi infrastrutture strategiche, voi ne avete una straordinaria che è il laboratorio del Gran Sasso, il più grande laboratorio sotterraneo nel mondo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che fa grande l'Abruzzo e l'Italia nel mondo, quindi investimento sull'università, investimento sugli enti di ricerca, investimento sulle infrastrutture, investimento sulla generazione Z che sono il nostro capitale umano. Come si fa a recuperare quei tanti giovani che in questo momento non studiano e non lavorano? Come fa l'università ad essere attrattiva nei confronti di queste persone? Non credo esista un'unica ricetta, un'unica soluzione, è tutto come sempre multifattoriale. Bisogna cominciare prima, bisogna cominciare ad orientarli. Ora noi facciamo l'orientamento alle scuole superiori. Io comincerei anche prima, comincerei alle scuole elementari a far capire loro che la fisica non è una cosa difficile. Noi stiamo facendo ad esempio a Caivano un bellissimo progetto proprio con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in cui chiediamo ai ragazzi di ascoltare la lezione di fisica e poi riprodurre con un disegno, un quadro, un'installazione, qualsiasi cosa, quello che hanno capito. Cioè cosa fanno insieme due buchi neri? Fanno le onde gravitazionali, e questo è un messaggio molto semplice che i ragazzi capiscono. Quindi secondo me uno degli elementi più importanti per evitare la dispersione formativa è orientarli bene fin dall'inizio. I ragazzi che vanno via dall'Italia, quindi anche dall'Abruzzo, noi abbiamo qui una realtà grande come università, cosa dice? Io lascio loro di scegliere se rimanere o andare, possono rimanere se vogliono stare vicini ai luoghi a cui appartengono, a noi creare progetti di ricerca, iniziative che li tengano qui, ovviamente se vogliono andare e contaminare le loro conoscenze, i loro saperi con esperienze straniere, poi devono avere dei progetti che consentano loro di tornare magari con studiosi, studenti, ricercatori
esperti stranieri che vengano qui ad arricchire la nostra già grandissima offerta formativa. Quindi sono le infrastrutture di ricerca che fanno la differenza. Ministro, c'è anche un altro tema di grande attualità, che è quello dell'intelligenza artificiale, che può diventare un problema se non governato bene. Nel campo della formazione, come si intende, insomma, declinare l'intelligenza artificiale? È una domanda molto pertinente, questo sarà l'anno dell'intelligenza artificiale, tra l'altro noi presiediamo dal 1 gennaio il G7 e proprio la sottoscritta, come rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca, presiederà il G7 della ricerca, innovazione e tecnologia, che avrà come protagonista l'intelligenza artificiale. Calcolando che non è una scelta, l'intelligenza artificiale c'è già. Quindi noi la dobbiamo semplicemente governare, gestire, dare all'intelligenza artificiale una dimensione antropocentrica, cioè basata sull'uomo. Lo si fa portando l'intelligenza biologica a monte e a valle dell'intelligenza artificiale, cioè siamo noi a nutrire l'algoritmo con i big data, no? Con i grandi dati, siamo noi a dire all'algoritmo come deve lavorare, quella è intelligenza naturale, umana, non è intelligenza artificiale. E quando i dati sono elaborati, le serie storiche che sono processate dall'intelligenza artificiale le valutiamo noi. Quindi anche a valle c'è l'intelligenza umana che elabora i dati dell'algoritmo che ha essa stessa programmato. Questa è, diciamo, la giusta utilizzazione dell'intelligenza artificiale in una dimensione antropocentrica, cioè con l'uomo al centro del sistema. L'uomo-donna, l'essere umano al centro del sistema. Ministro, sapeva che i colori di Chieti sono il nero e il verde? Come giuro che no. E infatti ho visto il rettore particolarmente entusiasta del mio outfit, ma non avevo però capito c'è anche perché. Pescara bianca azzurra. Vabbè, cercheremo di fare qualcosa anche per Pescara la prossima volta. Bianca azzurra non vorrei, sa, ci sono anche problemi calcistici, quindi non vorrei essere fraintesa. Qual è l'augurio che fa alla D'Annunzio per il nuovo anno accademico? Di credere in questo rettore che crede nell'internazionalizzazione e ai ragazzi una cosa che può sembrare curiosa, ma di non avere paura di sbagliare, perché l'errore è creativo. Non bisogna essere così paralizzati dalla paura di sbagliare da limitare le opportunità della propria vita. Quindi grandi opportunità, grande capacità di credere in se stessi, ma anche grande capacità di capire che quando si cade ci si rialza sempre, magari migliori di prima della caduta.